Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo un video tag che ho trovato su internet. Prima di incominciare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella. Io direi di incominciare. Ho già pronto qui il mio quaderno con i fenicotteri rosa e biscotti Oreo. E questo tag non c'ha nome, però è molto molto carino. Domanda numero 1: oggetto senza il quale non esci di casa. Beh, io direi le chiavi di casa, se no come chiudo la porta? Cioè non c'è un oggetto in particolare perché molte volte mi capita addirittura di uscire anche senza telefono, di lasciarlo a casa e uscire a fare una passeggiata, però porto sempre le chiavi di casa, quindi diciamo che sarebbe quello l'oggetto senza il quale uscire di casa. Domanda numero 2. Marca di make-up preferita? Beh, se mi seguite da un bel po' di tempo sapete che io amo la Benefit, mi piacciono tantissimo i loro prodotti per le sopracciglia, per le ciglia. Se invece dovessi scegliere tipo una marca per quanto riguarda il make-up, direi la Revolution, perché ho tantissime palette della Revolution. Oppure se dovessi dire una marca per per la base del viso, sceglierei una marca tipo la Essence che fa dei prodotti fantastici, la Debona Milano, cioè diciamo che mi piacciono tutte quante le marche, faccio prima così. Domanda numero 3. Fiore preferito? Ultimamente sto scoprendo che mi piacciono i gigli. Tempo fa al video tag Sei felice? C'era la domanda fiore preferito, avevo detto che mi piacevano tutti quanti i fiori in generale, però ultimamente sto scoprendo che mi piacciono tantissimo i gigli, secondo me sono molto molto eleganti, mi piace questo, cioè sono stupendi in poche parole. Domanda numero 4. Negozio di vestiti preferito? Un negozio che mi piace tanto è Stradivarius, se no mi piacciono anche tipo Bershka, Piazza Italia, come si chiama? OVS, mi piacciono un po' quei negozi, però se proprio devo eleggere il mio preferito in assoluto è Stradivarius. Domanda numero 5. Profumo preferito? Allora, ultimamente mi sto trovando sempre a usare questo qua di Lancôme, il Miracle. Lo sento molto per me, molto giovanile, mi piace molto come profumo, molto fresco. Però se c'è un profumo che ho sempre comprato, ricomprato, ricomprato, è il J'adore di Dior, che anche questo mi piace molto, solo che è molto forte e quindi ultimamente preferisco appunto il Miracle di Lancôme. Domanda numero 6. Tacchi o scarpe basse? Beh, io direi dipende un po' dall'occasione. Se è tipo qualche compleanno, qualche festa particolare, oppure anche solo, diciamo, una passeggiata, però non troppo lunga, io direi tacchi. Mentre invece se è qualche evento, magari cioè vi faccio un esempio, magari c'è qualche compleanno al parco, oppure una camminata lunga, senza ombra di dubbio, scarpe basse. Domanda numero 7. Avevi buoni voti a scuola? Diciamo di sì. Cioè sì, avevo buoni voti, soprattutto alle superiori. Mi ricordo che avevo dei buoni voti, soprattutto in matematica e inglese, che erano le mie materie preferite. Però sì, avevo dei buoni voti, cioè non ero una secchiona, però andavo bene. Domanda numero 8. Colore preferito? Beh, se guardate le mie copertine, cioè le mie anteprime dei video, avrete capito che sicuramente il mio colore preferito è il rosso, mi piace veramente, veramente molto il rosso. Sarà che mi ricorda un po' il Natale è la mia festa preferita, cioè preferisco più Natale rispetto al mio compleanno, per farvi capire, quindi il rosso. Domanda numero 9. Bevi bevande energizzanti? Ma direi di no, non bevo, cioè l'unica cosa che bevo è l'acqua e il caffè, quindi non bevo nessuna bevanda energizzante. Domanda numero 10. Bevi succhi di frutta? Ci sono periodi in cui non mi vanno proprio, ma ci sono periodi che mi vanno parecchio e per lo più io prediligo due gusti che sono la pera oppure ace. Ace mi piace tantissimo, però la pera, che buono. Invece d'estate c'è un succo che mi piace molto, che è quello ananas e cocco, cioè vado un po' a periodi.
Domanda numero 11. Ti piace nuotare? Sì, mi piace nuotare, non è così tanto divertente, chissà quanto è divertente, però sì, mi piace nuotare. Domanda numero 12. Mangi le patatine fritte con la forchetta? Assolutamente no, le mangio rigorosamente con le mani intinte nella salsa. No, con la forchetta assolutamente no, perché sennò, cioè, come faccio a prenderne solo uno e intingerlo nella salsa? Cioè, no, e mi trovo un po' scomoda, quindi è meglio usare le mani. Domanda numero 13. Crema viso preferita? Sapete che la mia crema viso preferita è questa qua della Clinience, la Hydra Plus Leggera. Questo è già il... non so quanti barattoli ne ho già usati, però ne ho altri due già pronti nello sgabuzzino da aprire. Domanda numero 14. Ti vuoi sposare a tarda età? No, non troppo tardi. Adesso ho 28 anni e non più tardi dei 35 anni. Ecco, prima dei 35 anni. A buon intenditore, poche parole. Domanda numero 15. Ti arrabbi facilmente? Abbastanza, molto facilmente. Domanda numero 16. Sei a caccia di fantasmi? No. Domanda numero 17. Hai delle fobie? Sì, in particolare degli aghi. Non so perché. Cioè, non è tanto la paura, ma mi fa schifo il pensiero che un ago possa entrarmi dentro la pelle. Mi fa impressione, cioè, non so come dirlo. Infatti, cioè, quando devo fare tipo qualche puntura, mi viene già l'agitazione, già dal giorno prima che appunto devo fare questa puntura, il pensiero che quest'ago mi buca la pelle. Cioè, solo al pensiero ho dei brividi. Mamma mia. Domanda numero 18. Ti mangi le unghie? Allora, ci sono periodi in cui non mi tocco le mani né niente, mi trovo infatti le unghie lunghissime, che poi ho la fortuna che mi diventano subito dure e quindi non le tocco per niente. Però ci sono volte che piuttosto che le unghie mi mangio tanto le pellicine, ecco, mi mangio le pellicine, non le unghie. Domanda numero 19. Se dovessi partire e ti potessi portare solo una palette, quale sarebbe? Ovviamente non me la sono preparata, vado un attimo a prenderla. Sarebbe questa la 24 carati Revolution Pro, 24 carati Gold Revolution Pro, che ha dei colori molto belli che secondo me questa qua è una palette che ha tutti i colori che dovrebbe avere. C'ha dei colori nude, dei colori adatti per fare tipo uno smokey eye, dei colori brillantinati per fare un trucco un po' più appariscente. Poi ha questo colore che mi piace tantissimo, che è tipo un arancione pieno di brillantini. Tra l'altro avevo fatto anche un video con questa palette, magari dopo vi metto il link del make-up che avevo fatto, ma questa qua è la palette secondo me perfetta da viaggio. Poi è abbastanza rigida, cioè è molto molto dura questa parte qui. E quindi è molto difficile che si rompe e quindi la porterei anche per questa, però appunto se dovessi partire, dovessi portare solo una palette, sarebbe senz'altro questa qua. E ultima domanda, bevi caffè? Sì, e ne bevo anche un bel po'. Quindi il tag finisce qua. Voglio nominare le altre mie tre sciure, che sono Deborah del canale Deborah Sta Pazzolo, Martina del canale Martinella Bec Martinella Makeup e Roberta del canale Le Robe di Roby. E niente, chiunque volesse fare questo tag, potete comunque prendere domande che come sempre le lascio sotto scritte nell'info box. Comunque mi farebbe piacere appunto vedere anche le vostre risposte. Quindi questo per il momento è tutto, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao!